Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo della cheratina dei capelli, perché spesso, soprattutto nei commenti di Instagram, nei direct di Instagram, ricevo una domanda ben precisa che è: ma perché a me i capelli non crescono provando di tutto e di più? Allora, dovete sapere che noi abbiamo una genetica, ovviamente, e tra i fattori che influiscono la crescita, che influisce la crescita dei nostri capelli, c'è la cheratina. Che cos'è la cheratina? È una catena di aminoacidi nelle quali sono presenti vitamine e oligoelementi. E la cheratina è importantissima per la struttura di unghie, di capelli e di peli. Infatti, solitamente chi ha le unghie spesse, ha anche, diciamo, i capelli lunghi, ma le sopracciglia che crescono, le ciglia che ovviamente crescono, ma soprattutto anche la crescita di moltissimi peli. Insomma, tutto è collegato. Cosa possiamo fare per incrementare la cheratina dei nostri capelli? Tenendo conto che, come ho già spiegato nel video cos'è un capello e come ho già anche spiegato più volte nei video sulle sopracciglia e sulle ciglia, vi consiglio di guardarli, dipende molto anche dalla genetica. Quindi noi dobbiamo aiutare la nostra genetica, però c'è un fattore, per esempio, che è quello proprio di come è composto il nostro DNA, da dove veniamo, perché per esempio le donne africane hanno una struttura di peli e di capelli che è diversa dalle asiatiche, che è diversa dalle europee, anzi addirittura ci sono le mediterranee che hanno addirittura pelle, capelli eccetera diversi dalle nord europee e dagli americani. Quindi diciamo che c'è anche un piccolo fattore genetico che può essere importante. Io sono di origine anche olandese, ma non penso che sia questo che determini, insomma, la crescita dei capelli. In realtà ci tengo a dire alcune cose. Un capello sano ha 10 strati di cheratina e teoricamente quando nasciamo tutti abbiamo 10 strati di cheratina. Poi, facendo le tinte, utilizzando phon caldi, utilizzando prodotti sbagliati, prodotti troppo aggressivi, stando troppo sotto al sole, nuotando col cloro eccetera, i nostri capelli si rovinano e quindi questa cheratina, questi strati vengono sbriciolati. Nel video che cos'è un capello parliamo proprio di tutti i tre, le tre parti che compongono un capello, quindi da cosa è composto un capello, e parliamo proprio anche di cheratina. Però in particolare oggi voglio parlare di come fare in modo che questi capelli crescano. Bisogna molto stare attenti alla cheratina. Esistono dei trattamenti alla cheratina che io ho anche fatto in passato, dopo aver sbagliato e fatto dei trattamenti pesanti, mesh, le colorazioni. E si chiama cheratina brasiliana, cheratina. Appunto è un trattamento che hanno inventato, che deriva direttamente dal Brasile, e che sapete che le brasiliane hanno questi capelli spessi, neri, lunghi, luminosi. Va a rinforzare lo strato del capello. Si può fare fatta in casa, si può comprare il kit. Io ho provato tutte e due, mi sono trovata bene sia con la mia ricetta che con il kit. Però in questo caso, se volete iniziare, se avete bisogno di una ricostruzione strong, vi consiglio il kit. Agisce prima rispetto alle ricette naturali, che sono dei rimedi, ricostituisce tutto il capello, e quindi ti consiglio di provare questi kit che io ho provato in passato. Il mio era di Capello Point, ne esistono tantissimi. Poi che cosa fare? Ovviamente continuare con i rimedi naturali: la cipolla, l'olio di ricino, l'uovo, l'olio d'oliva, l'olio di cocco, ce ne sono tanti. L'unica cosa che continuo a raccomandarvi è il massaggio. Perché? Perché bisogna andare a stimolare la crescita di nuovi capelli e soprattutto accertarsi se ci sono delle zone, dei follicoli piliferi, che sono quei forellini dove c'è il pelo. L'olio di avocado per i capelli va benissimo, perché oltre ad essere nutriente ed elasticizzante è anche un ottimo lenitivo, e quindi te lo consiglio. Io mi ci sto trovando molto bene anche per la cura del viso e la cura della pelle e del corpo, però in questo caso te lo consiglio anche per i capelli. Io spero di essere stata utile. Ovviamente la domanda più frequente che mi viene fatta è: ma perché a me i capelli non crescono velocemente? Allora, il ciclo del capello, come delle ciglia e delle sopracciglia, è di 30 giorni. Bisogna essere costanti. Ovviamente non siamo fatti tutti uguali, come dicevo prima, non abbiamo la stessa genetica. Quindi il video cos'è un capello spiega veramente tutto quello che c'è da sapere. Però non abbiamo tutti la stessa genetica, quindi se a me dai risultati in 3 giorni, può essere che un'altra persona che ha un'altra genetica, che magari di solito ha le unghie fragili, ha i peli che non crescono. Ci sono anche quelle fortunate che hanno i peli che crescono sottilissimi
e radi, però c'è anche da dire che ovviamente anche i capelli faranno più fatica a crescere. C'è anche chi come me ha i duroni sono ammassi di cheratina, ne parleremo in un altro video. Quindi in realtà c'è chi ha tanta cheratina, continua a mantenere cheratina anche per genetica, ma non solo per genetica, anche per i rimedi naturali che fa, e invece chi ne ha di meno o magari per qualcosa che ha fatto in passato e sta tuttora facendo va a diminuire gli strati di cheratina, in questo caso dei capelli. È importante capire che la genetica è un fattore predominante, che bisogna capire che tipologia di persone siamo per capire quanto utilizzare i rimedi. Il ciclo di 30 giorni è per tutti, però c'è chi magari vede i risultati prima e chi li vede un attimo dopo. Non siamo fatti tutti uguali, purtroppo, per fortuna, dipende dai casi, e quindi bisogna capire quali sono innanzitutto gli oli che vanno bene con il nostro tipo di capello, con la nostra tipologia di, anche se abbiamo la pelle secca, grassa, mista, anche il cuoio capelluto è la stessa cosa, ma poi anche capire se siamo, che origine abbiamo e che cosa potrebbe aiutarci di più o di meno. Quindi fammi sapere soprattutto che origine hai. Spero di aver fatto un discorso completo. Mi dispiace per chi penserà che parlo troppo, per chi penserà che parlo troppo poco, perché io leggendo i commenti non capisco mai se sto parlando troppo troppo poco, perché ci sono dei commenti discordanti tra di loro e io non so mai che cosa fare. Quindi fatemi sapere anche se ho parlato troppo, se ho parlato troppo poco, se ho spiegato, se non ho spiegato, perché io non ci sto capendo più niente. Ti mando un grosso bacio, iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!